Allora, avete sentito, avete visto le immagini, il lancio di banconote del 500 euro ieri alla Camera, una protesta che è stata voluta per lo più dal Movimento 5 Stelle. Eccolo qui, Danilo Toninelli del Movimento 5 Stelle in diretta con noi. Buon pomeriggio, onorevole, ben trovato. Allora, che cosa è successo? Grazie, insomma, la politica arriva tardi ancora una volta. Purtroppo la politica arriva prima quando ha gli interessi da soddisfare, in questo caso gli interessi erano come al solito i soldi. Che cos'è che hanno fatto? Come prima cosa, rientro dalle ferie magari sperando che i cittadini non fossero ben attenti a guardare i telegiornali, si sono approvati in fretta e furia questa legge che, come nel bellissimo e giusto servizio che avete appena mandato, dice che apre il rubinetto di 45,5 milioni di euro che vanno nelle casse dei partiti. Tutto ciò senza nessun tipo di controllo. Allo stesso tempo, sa cosa succedeva al Senato? Con Beppe Grillo in conferenza stampa noi abbiamo provato a accelerare i tempi sull'approvazione della nostra proposta sul reddito di cittadinanza, ma purtroppo ancora una volta abbiamo avuto lo stop da parte del Partito Democratico e da parte dei partiti di maggioranza. Quindi le loro priorità sono sempre ed esclusivamente i soldi e dobbiamo aspettarci ancora di peggio, perché con tutta probabilità non gli bastano questi soldi. Quindi come definisce questa leggina, Toninelli, come la definirebbe? Ma guardi, io ieri ho fatto la dichiarazione di voto e questa leggina praticamente è la legalizzazione della violazione della legge. Se avesse fatto questo comportamento un cittadino o un'impresa avrebbe subito un procedimento penale e sarebbe andato in carcere. Questi invece hanno legalizzato l'illegalità perché hanno cancellato una legge modificandola, cosa che ovviamente un cittadino normale non potrebbe assolutamente fare. Questo è molto molto grave. È stato nostro ospite Sergio Boccatutri, che ha difeso la legge e a sua volta attaccato i 5 Stelle accusando di non avere mai presentato i bilanci e quindi di non essere trasparenti. Cosa risponde? Io, guardi, mi vergognerei, o anzi mi vergogno per queste parole. Innanzitutto Boccadutri, l'ex tesoriere di SEL ed è primo firmatario di questa legge truffa che sblocca i soldi che abbiamo appena detto. Ciò significa che tutti gli altri partiti, ad eccezione del Movimento 5 Stelle, hanno come interesse primario i soldi e non gli interessi dei cittadini come invece noi abbiamo. Lui dice che altri esponenti del Partito Democratico dice che il Movimento 5 Stelle non ha i requisiti democratici mentre loro ce li hanno. È una balla colossale, noi abbiamo tutti i documenti, abbiamo statuto, abbiamo tutti i documenti, a differenza loro non li depositiamo, anche se ce li abbiamo, li potete trovare online, su internet, lo statuto del Movimento 5 Stelle ad esempio, perché non vogliamo mettere le mani nelle tasche degli italiani, è solo non depositandoli che noi non prendiamo il finanziamento pubblico ai partiti, perché se avessimo depositato i documenti, ripeto, che abbiamo, se li avrebbero dati, quindi ritorno al mittente le falsità che ci ha detto. È anche tornato a parlare della complicatezza dei bilanci, del fatto che siano già passati approvati dalle società di revisione. Ma guardi, sa che questa proposta di legge è arrivata in Parlamento in maniera molto condivisibile. Questa commissione che è stata creata per controllare le carte contabili dei partiti non riusciva a lavorare perché era sotto organico. Questa PDL di Boccadutri gli dava 4 persone in più di esperti, noi eravamo assolutamente favorevoli, peccato che dopo il signor Boccadutri e tutto il Partito Democratico hanno messo dentro un emendamento che cancellava, nel vostro servizio avete detto 2013, in realtà 2013 e 2014, quindi chi ci può dire che in quei documenti che sono nella commissione, ma che questa commissione non può più controllare, ci siano delle illegalità, abbia pazienza, ma noi pensiamo proprio così, perché vanno a cancellarsele? Poteva passare un mese, questo nuovo personale veniva assunto, controllavano i bilanci e tra un mese prendevano i soldi questi partiti, soldi che ripeto noi non prendiamo e avremmo rifiutato pure questi. In realtà hanno cancellato i controlli, quindi sospettiamo che ci siano, come sempre accaduto, ahimè, per le spese dei partiti, delle illegalità all'interno di quei soldi. E aggiungo brevemente, sa cosa hanno messo in questa legge? L'immediata entrata in vigore. Significa che appena verrà approvata al Senato, il giorno dopo sarà in vigore, mentre sappiamo che le leggi debbono attendere la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e che siano trascorsi 15 giorni. Hanno fretta di incassare i soldi perché hanno creato dei carrozzoni talmente pesanti che non riescono più a gestirli economicamente. Chiarissima la sua posizione, grazie, buon lavoro a Danilo Toninelli. Grazie a voi, buon lavoro a voi. Allora,